Un'altra lupe questa sera rispetto alla gara di campionato. Sì, abbiamo giocato meglio, abbiamo giocato di squadra e abbiamo tenuto duro perché loro, la battuta quando arriva, arriva e è facile andare giù. Quindi complimenti a tutti i ragazzi, ma non abbiamo fatto niente ancora. Ha vinto la prima e per andare a conquistare Roma bisogna vincere la seconda in casa, quindi però va bene così. Basterebbero anche 2-7 la prossima settimana volendo. Basterebbe vincere, però sì, diciamo che 2-7 dobbiamo andare con la mentalità di vincere perché è un aspetto anche psicologico. Giochiamo con loro, quindi più vince meglio è, più fiducia hai e poi niente, si va avanti anche in campionato, lo sapete bene che adesso domenica avremo loro là, di sicuro sarà un'altra gara. Bella anche la reazione nel terzo set quando Modena ha iniziato a picchiare di più, la Lube si è fatta trovare pronta. Sì, molto importante quella reazione lì perché altrimenti eravamo 2-1, poi loro ci credevano di più e noi un po', secondo me, ci annervosivamo. Però va bene così, abbiamo vinto, siamo contenti, però ancora è lunga, quindi è un calendario un po' strano, Modena fino alla morte. Zero, quanto può essere importante anche per il morale in vista delle prossime partite contro Modena? Questo risultato è bello, però dall'altra parte è anche pericolosissimo, perché vincere 3-0 qua, come hai detto tu, morale sicuro che si è alzato abbastanza dalla parte nostra, però dobbiamo essere attenti nella seconda partita, perché sappiamo contro chi giochiamo. La squadra di Modena che ha fatto fino adesso vedere che nei momenti caldi, nei momenti importanti, sanno a giocare bene, quindi dobbiamo stare attenti e guardare avanti. È pericoloso anche in vista di gara 3 di domenica questo 3-0? Sì, dobbiamo, come ho detto, questo vale sia per Champions sia per i playoff. Dobbiamo essere attenti, dobbiamo essere con piedi a terra. Questo 3-0 archiviamo, lasciamo dietro le spalle e pensiamo alla prima prossima partita. Cosa ha avuto più la Lube questa sera rispetto a Modena? Più la tranquillità, secondo me, che anche nei momenti difficili, anche quando stavamo sotto, siamo riusciti a gestire alcune cose, di stare calmi e concentrati, e alla fine abbiamo riuscito a arrivare nel terzo set che nelle partite precedenti è stato perso, quindi siamo stati calmi, di tranquillità di oggi è stato chiaro.